Questo video vuole essere una presentazione del software MDB Excel, quale analisi statistiche che combina nei fagli Excel. MDB Excel è una DIN di Excel sviluppato da GMSL come interfaccia alle analisi statistiche del software Minitab direttamente dai fogli Excel. Questa immagine è l'immagine che rappresenta il menu che viene creato all'installazione di MDB Excel, nel quale vediamo le voci che possono essere utilizzate dall'utente. Diciamo, prendiamo in considerazione quella che è la gestione dell'analisi e quindi la seconda icona. Cliccando la seconda icona apparirà questa gestione analisi, della quale sulla sinistra ci sono l'elenco delle analisi memorizzate nel foglio Excel e dalla parte destra ci sono tutte le personalizzazioni che possono essere fatte per tipo di analisi. E ovviamente i grafici che vediamo sotto sono gli output delle analisi Minitab salvate quindi nel foglio Excel, che possono quindi essere o stampate direttamente oppure salvate nello stesso file. Nel nostro esempio ci avvarremo del file che stiamo vedendo per capire poi il funzionamento di MDB Excel sulla base di questi valori che sono alcune variabili raccolte nel laboratorio, e per ognuna di queste variabili abbiamo il lotto al quale fanno parte, la data di raccolta del valore, i campioni per quanto riguarda le variabili raccolte, quindi diametro, spessore, temperatura e volume. Quindi su questo esempio, andando nel menu Minitab che vediamo in alto, abbiamo a disposizione le nostre voci che compongono MDB Excel. Utilizzando il menu Analisi Minitab e l'icona Gestione Analisi, visualizzeremo quelle che possono essere le analisi che sono state registrate nel foglio, e in conseguenza vediamo che in questo foglio sono state preparate due tipi di analisi che utilizzeremo successivamente. Ora, spostandoci nell'elenco, vediamo come abbiamo la possibilità di andare a personalizzare analisi per analisi. Utilizzando appunto la abilitazione abbiamo la possibilità di conservare oppure disabilitare il flusso di analisi. Quindi in questo caso per questo foglio, per questi dati, sono stati realizzate due differenti analisi, una histogramma e una individuals. Quindi di conseguenza, utilizzando ad esempio l'istogramma, qui abbiamo sulla parte destra la personalizzazione dell'analisi che chiederemo a Minitab di effettuare. Quindi qui sopra abbiamo definito il nome dell'analisi. Qui abbiamo la posizione dove sarà impostato l'output della mia analisi. Ad esempio, se noi lo volessimo mettere nella colonna e nella riga H1, non facciamo nient'altro che selezionare la cella e cliccare posizione del grafico su questa icona, e vediamo che la personalizzazione delle informazioni presenti diranno a Minitab di utilizzare questa cella dove posizionare il grafico, il risultato del grafico. Quindi ad esempio, un esempio molto semplice, eseguiamo questa semplice analisi di istogramma e come vediamo qui è il momento in cui vengono passate le informazioni a Minitab e l'output lo abbiamo posizionato nel foglio Excel. Il programma Minitab reagisce sulle variabili passate e le variabili vediamo descritte in questa serie di informazioni, dove io gli dico praticamente, in questo caso abbiamo la colonna, diciamo il range di righe che riguardano le informazioni della variabile, il tipo di dato, che può essere un valore oppure una data oppure una forma testuale, e il nome o la cella di riferimento dove andare a prendere il nome della variabile. Quindi abbiamo realizzato due analisi, un istogramma e un individuals, e qui possiamo vedere come questa parte è derivata dal linguaggio di programmazione di Minitab. Passando questo tipo di informazione abbiamo Minitab
GitHub che ci risponde con l'analisi dei dati passati prelevati da queste celle e con questo nome della variabile. Quindi se io ho creato queste due semplici analisi, possiamo immaginare com'è il nostro flusso di analisi e questo flusso di analisi lo possiamo lanciare attraverso o questo pulsante oppure all'esterno con questa icona. Adesso lo abbiamo lanciato, come vedete lui ha creato all'interno del foglio Excel due semplici analisi, un istogramma e un individual chart con delle informazioni statistiche che sono facilmente gestibili nell'ambito della reportistica. Vediamo ora come è possibile aggiungere delle analisi e personalizzarle a secondo delle informazioni che abbiamo a disposizione nel foglio. Quello che vogliamo fare noi adesso è una nuova analisi, in questo caso faremo una capability, quindi una capacità di processo. Utilizzeremo questo nome per metterlo sia nel titolo che nella descrizione dell'analisi. Per posizionare, diciamo, per avere l'output posizionato dove mi necessita nel foglio, io identifico la cella dove voglio che le coordinate di partenza del grafico verranno utilizzate e quindi la posizione del grafico sarà identificata da questa cella e premendo il pulsante della posizione del grafico ho la posizione del grafico memorizzata in questa informazione. A supporto in quest'area qui, a supporto della nostra conoscenza esiste appunto alcune analisi già predisposte e facilmente utilizzabili con il pulsante destro del mouse. Quindi in questo caso io mi sposterò nell'ambito della Statistical Process Control utilizzando la Capability Normal che, come vedete, mi posiziona all'interno di quest'area il comando MINITAB che verrà utilizzato. Qui, come vedete, ci sono dei parametri che devono essere riempiti per poter utilizzare la nostra analisi. Per completare la definizione della nostra analisi, vediamo come passare dei parametri che devono essere presenti per poter essere gestita da un programma di analisi statistica MINITAB. In questo caso l'analisi di capacità prevede che ci sia ovviamente una variabile da analizzare, quindi in questo caso noi prenderemo il nome della variabile, noi verremo fare una analisi di capacità sul diametro, quindi in questa cella c'è il nome della variabile e lo inserisco nel nome della colonna C1. È un dato numerico, quindi scrivo come tipo valore e come range prenderò questi valori a disposizione e selezionerò l'insieme di celle che fanno parte del mio dataset. Per quanto riguarda il sottogruppo, qui inserirò un sottogruppo di 1 che ci serve per la nostra analisi e quindi di qui abbiamo la possibilità di inserire la cella di riferimento dove andrò a trovare quelle che possono essere le informazioni dei limiti specifici inferiori del valore nominale, quindi il nostro target, e del limite di specifica superiore. Quindi ci posizioniamo su questa cella e ecco qui, questo è il valore minimo per quanto riguarda la nostra variabile e quindi darò il riferimento a questa cella e questo è il valore target e il valore massimo che inserirò in questa limite di controllo superiore. Quindi di conseguenza qui esiste anche il parametro title che andrà a prelevare questa informazione e di conseguenza la mia variabile, la mia analisi è completata e quindi posso tranquillamente salvare la mia nuova analisi ed eventualmente eseguirla per vedere se tutto quanto funziona correttamente. Abbiamo visto che è visualizzata da MINITAB e ha al suo interno tutte le caratteristiche che io gli ho detto di utilizzare, prelevato appunto dal comando che noi abbiamo passato. Quindi di conseguenza questa fa parte appunto dell'analisi a disposizione all'interno di questo foglio e salvando il file queste tre analisi faranno parte appunto
il nostro foglio, quindi conservando quelle che possono essere le informazioni di analisi e le variabili che ci sono collegate. Quindi di conseguenza l'utente può semplicemente inserire o modificare i valori, come vediamo in questo esempio molto semplice, possiamo esagerare inserendo un valore completamente fuori dal contesto, e l'utente può lanciare in esecuzione il nostro flusso di analisi. Come vedete, ci danno delle informazioni molto differenti rispetto a quelle che abbiamo visto prima. Quindi questo è un semplice esempio di utilizzo e di realizzazione di un template per le analisi. Quindi possiamo anche ritornare a quelle che possono essere le informazioni precedentemente utilizzate, rieseguire il nostro flusso di analisi e di conseguenza riottenere quelle che possono essere le analisi precedentemente realizzate.